Buongiorno, oggi è il grande giorno, mi sa che ieri sera mi sono dimenticata di struccarmi, come potete vedere. Sono svegliata da 2 minuti, devo prepararmi perché oggi abbiamo l'ultima, cioè si spera che sia l'ultima ecografia, e perché ci diranno se sono pronta per l'inseminazione nei prossimi giorni, e quindi se non riesco a guardarmi allo specchio, ora mi preparo e andiamo. Ok, c'è anche Bocconcino che sta chiudendo la casa. Ciao amore, questo è il mio vlog di oggi. Cosa vuoi dire? È venuto il vlog di oggi, Bussole. Cosa facciamo? Un'ecografia transvaginale. Questo non l'avevo detto. Allora, ho preso il mio sacchettino, non so se potete vederlo, delle medicine e delle ricette. E praticamente oggi non soltanto andremo a fare questa cosa, ma andremo, che bello, lo vuoi dire tu? Mi porti. Andremo anche in libreria a comprarci un libro. Ma ci sono già i nostri. Non è vero, andremo da Lacoste a vedere, perché c'è una collezione di Snoopy bellissima. E quindi se sarò brava all'ecografia, beh, mi regalerai una felpa. Non è che devi essere brava. No, vabbè. Allora regalo io. Facciamo così. Se l'ecografia andrà bene, per festeggiare andremo a comprarci una felpa. Sì. O una maglia. E costano come un'automobile, però. Sì, lo saprò, una, ne vorrei una, mi piace troppo. Comunque siamo in ospedale, Ale mi aspetterà fuori perché trovare un parcheggio lì è praticamente impossibile. E tanto non potrebbe entrare, perché con roba del Covid può entrare soltanto una persona alla volta. E niente. E poi andiamo a fare la colazione nel bar all'angolo, quello dell'ospedale, che buono. Posso parcheggiarmi? Hai ragione. Però io l'ho già fatta, tu vuoi farla, ti vengo a prendere, vado alla clinica. Cosa hai mangiato? Una fetta biscottata con burro d'arachidi. È incredibile come io mi dimentichi sempre la penna, perché adesso appena entro in ospedale di compilare quella roba del Covid, e ogni volta che vado, 10 minuti prima, dico, devo prendere la penna per compilare. Anche oggi mi sono dimenticata la penna. Non ho la penna. Penna a parte, ho appena fatto la visita, è la prima volta che entro in anticipo di 20 minuti, praticamente adesso dove sarei dovuta entrare. Ma le tipe davanti a me non sono presentate. Magari sono rimaste incinte, quindi non avevano bisogno di fare questa ecografia. Amore, sì. I nostri ovuli non è uno, ma sono ben due. Ottimo. Uno a destra e uno a sinistra, che stanno crescendo. Quindi, ah giusto, non te l'ho detto, dobbiamo andare in farmacia perché anche oggi e anche domani altre 2 punture. Per oggi ancora ce l'abbiamo. Anche sia per oggi che per domani. Però comunque la ricetta, devo andare a prendere gli aghi perché non abbiamo gli aghi. Quindi venerdì aggiornamento con la prossima ecografia di mattina, e ci diranno da farsi perché gli uovi li stanno crescendo bene. Abbiamo scoperto che il negozio dove vogliamo andare in realtà a Monza non esiste più, ma dovrebbe esserci un corner nella Rinascente. Quindi siamo nel parcheggio. Guarda Andrea, i tuoi parcheggi. E ne ho vedere se là lo troviamo. Dove si parte, amore? Mamma mia, quanto è grossa la Rinascente, incredibile. Erano anni che non c'entravo. Solo che mi sa che c'è un piccolissimo problemino, amore. Lo vuoi dire tu qual è? C'erano 2 maglie. Cioè non c'è praticamente niente di quello che cerchiamo. Quindi mi ha messo la macchina a 1 chilometro da qua. Sempre di la pioggia. Abbiamo per speso 600 euro di parcheggio. Perché il parcheggio costa tipo 3 euro all'ora. Per niente. Che triste, raga. Abbiamo trovato le cose, ma non quelle che piacciono a me. Io cerco la felpa con il cappuccio, e qui c'è tutta roba carina, per amor del cielo, ma non quelle che cerco io. Io cercavo questa gialla fatta così, identica. E niente, solo questa tristezza qui. Sono triste. Vediamo il lato positivo, amore. Che piove? No, non che piove, ma che c'è una Feltrinelli e possiamo andare a firmare i nostri libri. Senza cadere, perché ragazzi, ho un ricordo di Monza con Andre che scivola e mi spacco le chiappe. Eccoli qua, abbiamo firmato. Sono tutti firmati quelli, eh? Perfetto, abbiamo firmato i libri, quindi ora possiamo andare. Dopo aver firmato le copie da Feltrinelli, adesso andiamo da 12 Oz, che io non so cosa sia, male, ma ha detto che è tipo uno Starbucks. Quindi entriamo a farci colazione. Buongiorno, buongiorno. Che cose carine, interessanti. Io ho preso, amore, un tè ai frutti rossi e un cornettino al cioccolato. Tu cosa hai preso? Io un cookies. Un cookies e? E un cappuccino al caramello. Oh. Abbiamo svaliggiato il negozio? Sì. Guarda quante cose che abbiamo comprato. Ma c'è un motivo. Allora, abbiamo comprato, beh, dei vestiti per Ale, che lui non compra mai vestiti. Io ho comprato solo dei leggings particolarissimi e una felpa con un sacco di pelo, che ho comprato anche a mia nonna, che adesso andiamo a salutare mia nonna, che voi non la vedete da una vita. La nonna paterna, che tipo è caduta, si è rotta praticamente tutto, adesso ha il busto. E quindi ho comprato una felpa larga e morbida da portarle. Quindi ora andiamo insieme a salutarla, che sarà felicissima. È stato praticamente un parto. Siamo andati in farmacia
e il medicinale che mi serviva per farmi un'altra due punture arriva domani mattina. Fortunatamente un ago ancora ce l'abbiamo, quindi questa sera siamo ok. Poi ho lasciato giù Alessio perché Alessio non si sente bene, ha un po' di febbre, quindi ho preso anche la medicina e l'ho mollato a casa. Adesso sono andata disperatamente alla ricerca di bancomat, perché è il primo bancomat da cui sono andata sotto l'acqua, ovviamente non aveva i soldi, quindi sono dovuta andare in un altro bancomat. La seconda ce l'ho fatta. Adesso acchiappo le felpe, quella mia e quella per mia nonna che ho comprato, che sono bellissime, le faccio vedere e gliele andiamo a dare. Ragazzi, quanta acqua sto prendendo! Questo è l'ultimo giorno in cui posso essere stressata. Poi da dopodomani basta, sto a letto seduta fino a che non attacca sto embrione. Ciao nonna! Ma dove sei? Ah! Ciao nonna! Come stai? Cosa dici? Il mio telefono, nonna. La luce. Ah, è perché c'era buio quando sono arrivata. Cosa hai mangiato? Il cacomela? Ho mangiato il cacomela. Vieni sul divano che ti ho preso un regalo. Con calma, senza cadere, che poi devi andare ancora in ospedale, sai che palle. No. Dai, con calma, vieni. No, è proprio vero, quando si diventa anziani si torna bambini, vedete il girello. È il ciclo della vita, è così. Forza e coraggio che dopo aprile viene maggio. Come stai, nonna? Saluta tutti i followers. Sì. Stai bene? Ciao. Benissimo. Benissimo. Più o meno. Ti aspettiamo sul divano. Sei pronta a vedere il regalo che ti ho comprato? Sì. Allora, ho preso una felpa pesante con le orecchie. E non solo, me la sono presa uguale anche io. Così facciamo le gemelle. Bella calda. Sì, caldissima. Ci siamo messe entrambe uguali. Guarda, non aspetta, metti il cappuccio. Mettila anche tu. Metto anche io. Guarda come siamo carini. Cioè, ma avete una nonna più sexy di così, eh? Così, ecco. Con le orecchie. Ovvio, con le orecchie. Siamo degli orsi polari. Santo cielo, tutte le vai a stampare, tutte. 2 hours later. So che questa cosa che vi sto per far vedere vi farà molto ridere, però dovete tenere presente di mettetevi nella mia situazione. In pratica i medici non è che ti spiegano molto, quindi ti informi tramite internet e tramite le mamme che ci sono già passate. Allora, io ho provato a riprodurvi il disegno di un organo genitale femminile, quindi una vagina. Adesso vi spiegherò con calma. Cioè, non è che mi imbarazzo, mi fa molto ridere questa cosa. Praticamente questo, immaginatelo l'utero, ok? Cosa succede? Che queste sono le tube, queste due sono le tube, e probabilmente una delle mie è bloccata, quindi facciamo esempio stupido, qua c'è un blocco. Durante un concepimento normale, gli spermatozoi, quindi chiamiamoli semini, percorrono questo tragitto e poi scelgono praticamente, di base ci sarà un ovulo qua o un ovulo qua, quindi sfidano la morte, nel senso che al 50% vanno a morire di certo, cioè in realtà vanno a morire al 99,99999% alle volte, ma vabbè, dettagli. Cosa succede? Che questi spermini scelgono se andare a destra o a sinistra. Cioè, poi non lo so, magari si possono mischiare, io non la so questa cosa perché non me l'hanno detta. Comunque, facciamo finta che questi spermini qua vanno a destra e questi vanno a sinistra. Ogni mese viene prodotto un ovulo, quindi qua c'è un ovulo che poi viene rilasciato e farà questo percorso, ok? Stessa cosa di qua, c'è un ovulo che viene rilasciato e fa questo percorso. Praticamente quando questi semini, questi ovuli si incontrano, nasce cioè si forma un feto, quindi un ipotetico bambino che poi nascerà più avanti. Quindi questo qua, guardate, è proprio carino questo feto. Vi sto facendo una lezione di educazione sessuale del più o meno di che cosa sono riuscita a capire. E succede questo, che a noi, che ci stanno dando una mano, è successo che io tramite le punture che ho fatto non ho prodotto solo un ovulo, ma adesso ne ho uno per parte, quindi ne avrò uno a destra, uno a sinistra, perché sono andata a fare l'ecografia oggi, sono di 9 mm entrambi. Succederà che loro mi metteranno qui dentro un piccolo catetere, ok, un piccolissimo catetere, che mi hanno detto che è quasi indolore. In realtà a me già un catetere me l'hanno messo per fare quell'esame che ho già fatto, quello per cui ho pianto molto, e indolore non lo definirei proprio indolore, ma sì, cioè si sopporta tranquillamente. Poi prendono il seme di Ale, perché mi capita spesso su Instagram, mi dicono: ma di chi sarà il bambino? È ovvio che è di Alessio, ragazzi. Prendono il seme di Ale e ti aiutano a portarlo già qui, perché di solito uno spermino cosa devi fare? Devi farsi tutto questo viaggio qua a piedi. Invece noi lo mettiamo sul pullman, quindi lo mettiamo direttamente qua e lo lasciamo disperdere qua. In realtà mettiamo già quelli fortini e quindi loro andranno a cercare, quindi in questo caso noi siamo fortunati perché troveranno un ovulo sia a destra che a sinistra, vanno a cercare questo ovulo e cercano di annidarsi dentro. Sicuramente non sarà perfetto quello che ho detto e le ginecologhe che guarderanno questa cosa si staranno sicuramente mettendo a ridere, però
apprezzate il lavoro che sto facendo, perché a scuola non te le spiegano queste cose. Quindi di base vi ho spiegato lo schemino di quello che sta succedendo a noi. Vi stiamo rendendo partecipi di questo percorso. La cosa che più apprezzo è che tanti, ma davvero tanti, vi parlo veramente migliaia di persone, mi stanno scrivendo grazie per avermi aperto gli occhi, o magari sono anni che stiamo cercando con mio marito, non ci abbiamo mai pensato alla PMA, bla bla bla. E quindi forse grazie a questi video, che magari molti avrebbero tenuti privato, io no, io li sto facendo pubblicamente perché mi piace raccontare la mia storia a voi, che voi siete legati a me, io sono legata a voi, ma anche per aprire un po' le mentalità, che chiedere aiuto in questi casi è una cosa bella, non deve essere un peso, non dovete nascondervi. E quindi ci saranno sicuramente altri video così, non so se poi potrò registrare, ma mi piacerebbe proprio farvi vedere com'è magari uno studio, come si fa un'ecografia eccetera. E niente, spero di avervi fatto capire qualcosa. Io vi mando un bacione grandissimo e vi do appuntamento al prossimo video, quindi quando andremo praticamente venerdì a fare, si spera, l'ultima, che mi spiegheranno cosa far per l'ultimo processo, dato che questi ovuli sembrano essere buoni. Incrociate le dita per noi. Vi mando un bacio gigante e mettetemi un bel like, così, per il mio utero disegnato.